Ciao a tutti e bentornati come sempre al canale Elettrica PLC. Oggi in questo video tutorial vi mostro come installare e collegare una suoneria, o meglio chiamato anche ronzatore o campanello. Per questa installazione ci serve questo materiale. Utilizzeremo quindi un campanello a 230 V della serie BTC-Nomatics. Utilizzeremo poi un pulsante che servirà ad attivare il nostro campanello. Ci occorrono poi i nostri due supporti 503 della serie Matrix Bticino, 4 copriforo e per completare le nostre due placchette 503. Iniziamo a assemblare i nostri supporti 503. Vi ricordo la serie Matrix si infila sempre dalla parte esterna del nostro supporto. Togliamo ora i nostri coperchi per procedere con l'installazione. Per questa installazione, essendo un carico della suoneria molto basso, posso prendere la mia alimentazione direttamente dalla linea luci. Vado a posizionare in questa scatola il pulsante per l'attivazione della mia suoneria e su quest'altra scatola vado a posizionare la mia suoneria. Per questa installazione io ho già passato la mia dorsale linea luci, quindi prenderò l'alimentazione direttamente sulla mia scatola di derivazione principale. Iniziamo subito passando i nostri fili. Il primo filo che vado a passare è il filo nero di sezione 1,5 mm quadri, che partirà dalla nostra scatola di derivazione principale fino alla scatola 503 dove è presente il nostro pulsante. Questo sarà il filo che darà la fase diretta al nostro pulsante. Ho passato il mio filo nero che è la fase, ora il prossimo passaggio è quello di portare un filo marrone dalla scatola dove è presente il nostro pulsante fino alla scatola dove sarà presente la nostra suoneria. Ho passato anche il mio filo marrone che sarà il ritorno che andrà direttamente alla nostra suoneria. Ora non resta che passare il mio filo blu neutro di sezione 1,5 mm quadri che partirà dalla mia scatola di derivazione principale fino alla scatola 503 dove è presente la mia suoneria. Come passaggio fili abbiamo terminato, possiamo iniziare a collegare la nostra suoneria. Prima di procedere con il collegamento dei nostri due fili, facciamo una piccola illustrazione sulla nostra suoneria. Su questa suoneria BTC-Nomatics abbiamo qua due morsetti, non viene riportata nessuna scritta, quindi non abbiamo l'obbligo di rispettare qua la fase o qui il neutro, quindi qua possiamo collegare anche la nostra fase, il filo marrone, e qua di fianco possiamo collegare anche il nostro filo blu neutro. Abbiamo qua una scritta che viene riportata 11 mm, questo identifica quanto rame dobbiamo lasciare fuori quando andiamo a spellare il nostro filo. Quindi ipotizzando che questo sia il nostro filo, andiamo a sbattere con la guaina sulla parete e il rame non deve superare la linea qua identificata. In questa targhetta ci riporta dei dati, quindi qua possiamo vedere che questa suoneria va alimentata a 230 V in corrente alternata. Colleghiamo ora il nostro filo marrone su questo morsetto e su quest'altro morsetto colleghiamo il nostro filo blu neutro. Ricordiamoci quando andiamo a collegare i nostri fili sui morsetti, non lasciamo troppo rame a vista in modo da non rischiare di prendere la corrente o di non infilare troppo il filo per non rischiare che quando andiamo a stringere la nostra vite andiamo a agganciare la nostra guaina, quindi rischiamo di avere falsi contatti all'interno del nostro contatto. Terminato il collegamento della nostra suoneria, passiamo al pulsante. Anche qua facciamo una piccola illustrazione. Qua invece, come possiamo vedere, su questo morsetto ci riporta la lettera L che sta a identificare la nostra linea. Quindi qua andremo a collegare il nostro filo nero che è la fase diretta. Qua di fianco ci riporta in questo morsetto il numero 1. Qua va collegato il nostro filo marrone, questo è il filo che va direttamente alla suoneria. Anche qua ci riporta una scritta 10 mm, questo sempre identifica il rame che dobbiamo lasciare fuori quando andiamo a spellare il nostro filo. Qua abbiamo la nostra targhetta di fianco,
Come possiamo vedere, qua ci riporta anche lo schema del nostro pulsante, ci dice che questo pulsante supporta fino a 16 A, ha un'alimentazione di 250 V in alternata. Abbiamo qua un foro di predisposizione per la nostra spia luminosa. Possiamo quindi collegare il nostro filo nero sul morsetto L e il nostro filo marrone sul morsetto 1. Lasciamo anche abbastanza lunghi i nostri fili sulla scatola, almeno 2 volte l'altezza della scatola 503. Terminato il collegamento del pulsante, mi sono spostato sulla scatola di derivazione principale per terminare il collegamento della mia fase e del neutro. Inizio a collegare il mio filo blu, come vi dicevo, prenderò l'alimentazione direttamente sulla mia linea luci. Ho già passato la mia linea luci in un video precedente, questo è il neutro della mia linea luci dove mi dovrò collegare. Usiamo sempre delle fascette sulla nostra scatola di derivazione in modo da tenere più ordinati i nostri fili. Non resta che collegare la mia fase alla fase della mia linea luci. Per chi avesse visto il video sulle dorsali, io ho passato un filo grigio da 2,5 mm quadri che è la fase della mia linea luce. Ho terminato quindi con il collegamento dei nostri fili, possiamo richiudere i nostri coperchi. Come avete notato, io il filo di terra giallo-verde sulla mia suoneria non l'ho passato, perché come abbiamo potuto vedere questo modello qua non era richiesta la messa a terra. Per chi dovesse effettuare questa installazione in un impianto già alimentato, ricordiamoci sempre, prima di qualsiasi manovra, di staccare l'alimentazione. Questa installazione termina così, come sempre vi faccio prima vedere una slide in modo da capire meglio in maniera grafica il collegamento. Facciamo in breve un riassunto di quella che è stata questa installazione. Vediamo subito il nostro filo di terra che si ferma nella scatola di derivazione principale. Questo perché nella nostra suoneria non è previsto il collegamento del filo di terra. Dalla scatola di derivazione principale partirà il nostro filo nero di sezione 1,5 mm quadri che verrà collegato alla nostra linea luci per finire direttamente al nostro pulsante sul morsetto L. Questa è la fase diretta sul nostro pulsante. Dal morsetto 1 del nostro pulsante parte il filo marrone di sezione 1,5 mm quadri che va a finire direttamente su uno dei due morsetti della nostra suoneria. Per completare, il nostro filo neutro di colore blu di sezione 1,5 mm quadri parte dalla nostra scatola di derivazione principale e va a finire direttamente sul morsetto restante della nostra suoneria. Siamo pronti quindi per il test di funzionamento della nostra suoneria. Possiamo alimentare il nostro generale e il nostro magneto termico differenziale in luci. Possiamo ora attivare la nostra suoneria. L'installazione è andata a buon fine, come possiamo vedere io ho utilizzato un pulsante che mi riporta il simbolo della nostra suoneria, quindi questo pulsante è anche apposito per questa installazione. Questo video tutorial termina così, come sempre un bel mi piace se è stato di vostro interesse, lasciate dei commenti se avete necessità di avere dei dettagli maggiori inerenti a questa installazione, iscrivetevi al canale in modo da essere sempre aggiornati all'uscita dei prossimi video. Ringrazio tanto anche i primi iscritti che mi stanno dando fiducia in questo lavoro. Un saluto a presto da Stefano Elettrica PLC.